Il nuovo veliero che ho preso dopo che bruciò quello in cucina, sostituendolo pertanto, è lì sotto la base del tempo, nella cosiddetta dimensione materiale, quella degli uomini. Ecco, l'arrivo. L'arrivo è come la parola attesa. Cosa, poi, come, quando. Ci è stato assegnato un mondo, una vita, ci è stato assegnato il compito di dare il meglio di noi stessi. Prima o poi dovremo rendere conto del nostro comportamento. Un sole, un mondo di luce, un veliero e tutto quello che può essere immaginato dentro e intorno a noi. Saper vedere oltre, non c'è bisogno di un telescopio, ma soltanto di una mente aperta e di un cuore pieno di sentimenti, di valori, di ideali. Se la vita fosse già programmata, non saremmo nelle condizioni di doverci impegnare a migliorare evolvendo. Se la Terra fosse un bel posto, probabilmente sarebbero in tanti a non soffrire. Forse la vita è come una partita a scacchi, ma non saremmo mai noi a vincere. Un veliero, una vita, il suo tempo, il suo viaggio, la sua partenza, il suo arrivo. Un computer, la sua postazione, il suo modo di comunicare col mondo senza muoverci. Ma siamo capaci di comunicare? Ho cercato e voluto una rosa più grande possibile per poterla donare a un essere umano quando l'avrò incontrato. È rimasta qua. Nessuna postazione di computer è uguale all'altra, nessuna persona è simile a colui che è vicino, però si può imparare a migliorarsi. Già, ma non lo si vuole. Io ho dato credito a te con tutto me stesso, ho sperato, ma tu hai guardato solo le bottiglie di vino per poter ubriacare la tua solitudine, la disperazione, il tuo vuoto interiore. Ti ho regalato anche un pallone per poter giocare alla vita. Già, giocare la vita vuol dire amarla, non far del male. Mentre il tempo passava, tu guardavi sempre di più l'orologio perché non vedevi l'ora di andare. Già, perdendoti nel deserto della tua disumanità. Uomo, ho ascoltato le tue invocazioni, le tue suppliche, il tuo bisogno, le tue necessità. Già, ma tu volgevi gli occhi soltanto verso la cassaforte. Quel Dio di carta che nulla ti può dare se non unicamente la tua infelicità. Ecco perché tuo essere avresti dovuto diventare, esprimere la luce, la tua anima, quello che sei nella realtà astrale. Poi un giorno quelle fiaccole simboleggiano la speranza, si sono spente, non avevi più niente da aspettarti. Non hai più niente per cui sperare. Una stella vuota hai lasciato dietro il tuo continuo camminare. Nel tempo ti sei perduto pur di non saper rinunciare. Quell'organo sorretto da tanti soli a te ho voluto far suonare perché imparassi a conoscere cos'è l'amore. Ora che davanti a questa lavagna nera di un televisore ormai oscurato, solo i simboli giunti dal futuro sono rimasti su di esso. Or che domani non saprai quel che farai è solo per colpa tua, perché non hai voluto assolutamente ascoltare ciò che dentro te ti diceva. Ecco, si è accesa la tua luce, la tua sfera, la tua vita, si è accesa e si è spenta per
perché tu non hai voluto scoprire dentro di te la vita vera che ti è stata donata.